Dobbiamo dire che il trattamento delle sindrome coronariche croniche è tuttora una problematica dove ci sono molte controversie. Per quale ragione? Sappiamo che cos'è una sindrome coronarica cronica, in pratica non è altro che una malattia aterosclerotica delle coronarie che dovrebbe essere stabile, ma noi sappiamo che nel campo delle malattie cardiovascolari in generale e soprattutto laddove c'è una patologia aterosclerotica delle coronarie non c'è nulla di stabile. Magari un paziente che è affetto da questa patologia può essere apparentemente stabile in questo momento, ma può diventare instabile da un momento all'altro. Quindi parlare di malattia stabile prima di tutto è sbagliato. Perché c'è questa controversia di come trattare? La controversia è trattare questi pazienti con una terapia medica, ottimale, oppure trattarli con una terapia di rivascolarizzazione. Il punto è questo. Ci sono stati numerosi studi, tra l'altro l'ultimo è l'ISCHIMIA che è stato pubblicato nel 2020, i quali hanno studi randomizzati per valutare se il trattamento medico era uguale o migliore o peggiore del trattamento di rivascolarizzazione con l'angioplastica. Alla fine questi studi ovviamente hanno numerosi bias perché sulla selezione dei pazienti, che non era sempre una selezione ottimale dei pazienti, sul fatto che magari poi questi pazienti, se stando male, venivano poi trattati con l'angioplastica. Questi studi non sono, diciamo, non hanno mai dato un risultato chiaro. Per cui tuttora si continua a discutere come trattarli. Io sono convinto che un paziente che ha una coronaropatia deve essere valutato bene, singolarmente ogni singolo paziente va valutato sulla base della anatomia delle coronarie, sulla presenza delle lesioni coronariche. Che tipo di lesioni sono, se sono critiche, non sono critiche, su un vaso principale oppure su un vaso secondario, e questo è importante. Valutare poi i sintomi del paziente. Di solito la cardiopatia ischemica viene definita stabile perché il paziente non è sintomatico, cioè non ha il dolore anginoso. Va valutato poi, per esempio, una cosa molto importante, se ha altri fattori di rischio, quindi se è un paziente a rischio, va valutato infine l'area di ischemia mediante delle valutazioni, diciamo, della riserva coronarica. Laddove c'è un'area ischemica, quindi a rischio di miocardio molto vasta, va preso in considerazione. Quindi io dico che, nonostante le controversie che ci stanno, di solito l'angioplastica oggi è una tecnica che viene utilizzata per trattare questi pazienti e andrebbe utilizzata in tutte quelle situazioni cliniche che io ho detto, una stenosi di un vaso importante, il paziente è sintomatico, per cui noi trattandolo gli miglioriamo la qualità di vita e anche la prognosi, ovviamente. Pazienti per esempio che hanno una disfunzione ventricolare, pazienti che hanno una grossa area a rischio. In questi casi il trattamento ottimale sicuramente è la rivascolarizzazione mediante angioplastica. Dopodiché uno può fare una terapia medico ottimale in associazione per migliorare ulteriormente la prognosi nel lungo tempo. D'altronde, oggi sappiamo, se mi viene un paziente che io so che ha una coronaropatia e mi dice: senta, professore, mi fa un certificato per fare attività fisica? Io, sapendo della coronaropatia, non farò mai un certificato per dire sì, puoi fare attività fisica. Prima ti devi trattare, devi fare l'angioplastica e poi farai attività fisica. Quindi io credo che è una controversia inutile, ormai le cose sono chiare, laddove c'è la possibilità, c'è la necessità, ci sono le indicazioni, il trattamento ottimale è di fare una rivascolarizzazione mediante angioplastica seguita da una terapia medica ottimale che spesso è sine die, cioè per tutta la vita. Thank you.